Ciao, la fascite plantare o anche la tallonite, perché è una patologia che fa parte della stessa famiglia, sono davvero delle patologie molto insidiose, delle patologie che possono davvero mettere a rischio tanti sacrifici e addirittura una stagione intera se si presentano magari nel momento sbagliato. Ecco che dobbiamo trovare alcune strategie che possano in qualche modo alleviare questa forma di infiammazione sotto la fascia in maniera, diciamo, naturale. Per chi non mi conosce, io sono David Disegni, fisioterapista ed osteopata che opera a Roma e che si occupa da tanti anni di problematiche riguardanti appunto la fascite e la tallonite. Quindi ho una certa esperienza nella gestione di questa patologia a 360 gradi. Mi raccomando però, se ti piace questo genere di contenuto, non dimenticare di iscriverti al canale e soprattutto mettere like qualora questo video ti piaccia. Il primo consiglio che posso darti, diciamo il tuo primo alleato, è sicuramente il ghiaccio. È una terapia low cost perché non ha alcun tipo di costo e l'importante è che tu lo esegua gli impacchi di ghiaccio in maniera corretta. Ti basterà mettere magari degli stampini di ghiaccio all'interno del freezer e metterli all'interno di una borsa di ghiaccio applicandola per almeno 2-3 volte al giorno. Dopo l'allenamento o dopo magari una lunga camminata, ti consiglio anche di utilizzare il rimedio base di ghiaccio che è fatto da una bottiglietta che dovrai, di quelle da mezzo litro, che dovrai magari ghiacciare nel freezer e magari davanti alla televisione potrai rollarla sotto al piede andando quindi a sfiammare in maniera dinamica con il ghiaccio la fascia plantare. Il secondo consiglio che mi sento di darti è sicuramente quello di tenere la muscolatura, nonostante sia magari dolente e infiammata, il più possibile elastica e soprattutto fare in modo che i muscoli siano il più possibile decontratti. Ecco, esistono delle strategie per allungarla, quindi eseguire magari degli esercizi di stretching, ma soprattutto ti consiglio di automassaggiare il piede. E qui abbiamo due strategie. La prima è sicuramente quella di utilizzare magari una pallina da tennis, che la puoi comprare a pochi euro e mandare a fare dei movimenti circolari di automassaggio sotto la fascia plantare. Il secondo chiaramente è quello di fare degli automassaggi ed è qui ho fatto un video specifico proprio per insegnarti ad automassaggiare il piede con una crema magari antinfiammatoria, in farmacia ne trovi di tantissime. L'importante è che esegui i passaggi che ho consigliato all'interno del video che ti ho allegato qui sotto. Il terzo consiglio che ti posso dare, che è assolutamente molto molto importante, è sicuramente quello di utilizzare un foam roller, che è praticamente un cilindro fatto di una schiuma elastica abbastanza però rigida, che ha diciamo, la possibilità di utilizzato in maniera corretta, di automassaggiare alcuni muscoli. E in questa patologia ricordo sempre che è importantissimo automassaggiare il polpaccio, per cui dovrai dedicare diciamo, a destrutturalizzare la fascia con questo strumento almeno 5 minuti. Ti consiglio di farlo anche prima dell'allenamento o anche dopo, proprio come esercizio per decongestionare la muscolatura e quindi per aiutarti a migliorare diciamo, la condizione dei muscoli del polpaccio. Quinto punto su cui dobbiamo basare il nostro lavoro è sicuramente quello di andare a rinforzare la muscolatura. Gli esercizi sono importantissimi. Vedrai che magari dopo le prime volte che potresti avere magari più fastidio, proprio perché vengono attivati e questi muscoli sono già infiammati, vedrai che piano piano ti darà sollievo andare ad eseguire gli esercizi. E anche qui ho preparato una serie di consigli che possono aiutarti nella gestione della problematica. E ti allego sia qui sopra che qui sotto, diciamo, il link a questo video che sarà importante che tu esegua almeno 5-10 minuti al giorno per un periodo non inferiore ai 15-20 giorni. Ok David, ma se nonostante questi 5 consigli il dolore dovesse rimanere sotto al piede,
Ecco, la risposta non è semplice. Questi primi consigli serviranno a rompere un pochettino la tua routine e a creare il substrato su cui costruire un nuovo palazzo. Sarà importante, qualora tu fossi di Roma, magari venirci a trovare nel nostro studio per valutare la tua situazione e per creare quindi un piano di fisioterapia e di osteopatia volto alla risoluzione completa del problema. E la risoluzione passa dall'analisi a una valutazione di quella che è la mobilità di tutti i distretti, a partire dal piede per arrivare fino all'anca e alla colonna, e all'esecuzione di tutta una serie di terapie manuali che sono importantissime per gestire questo tipo di problematica, e anche l'utilizzo di alcuni strumenti e alcune terapie fisiche che possono aiutarci a sfiammare e mettere in condizione il tessuto di rigenerarsi e, diciamo, allontanare la problematica. Diciamo che questi esercizi sono, come ho detto, la base su cui dobbiamo costruire poi un palazzo molto più grande. Spero quindi che questo video, tra virgolette, introduttivo possa essere utile per te e che possa darti degli stimoli per iniziare un percorso differente. Se ci sono domande, ti aspetto qui sotto nei commenti per rispondere nel più breve tempo possibile. Non scordare eventualmente di lasciarmi la città in cui tu ti trovi, perché magari potrò suggerirti un collega che lavora più o meno nella mia stessa modalità, che potrà magari seguirti in maniera corretta. Spero quindi che questo video sia stato utile per te e niente, ti aspetto al prossimo video. Ciao!